riparte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La prima edizione ha ottenuto risultati che sono andati ben oltre le nostre più rosee aspettative, con 1.300.000 famiglie, il 93% di quelle coinvolte che hanno partecipato fornendo informazioni preziose per conoscere il paese e chi ci vive. Si tratta di un successo che è il frutto di un lavoro di squadra, un esito che deriva dall'aver fatto attivamente interagire la macchina organizzativa dell'Istat, le istituzioni e i comuni, le prefetture in prima linea, con un ruolo di grandi protagonisti anche le famiglie italiane. I risultati di tutto ciò lo vedremo e si apprezzeranno pienamente in occasione della prima restituzione dei dati tra dicembre e gennaio prossimi. In questa seconda edizione del censimento coinvolgeremo nuove famiglie per proseguire il racconto del paese giorno dopo giorno. È bene ricordare che il censimento rappresenta uno strumento formidabile per leggere e valutare in modo tempestivo l'evoluzione del nostro paese e per saper guardare al futuro. Uno strumento indispensabile per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni degli individui e delle famiglie, aiutando le istituzioni ad avviare politiche economiche e sociali sempre più efficaci e vicine alle persone. Invito dunque le famiglie coinvolte a partecipare alla rilevazione, come recita il claim della campagna di promozione del censimento permanente e della popolazione, dicendo: se ne fai parte, fai la tua parte.